Alla luce dei fatti attuali, secondo te è possibile riformare l'Europa e quindi anche la sua moneta oppure no? E se no, perché? Dunque, bisogna stare molto attenti su questo aspetto oltremodo delicato. Io sono un europeista convinto, se per Europa intendiamo il nobile progetto di Immanuel Kant o di Erasmo da Rotterdam, ma poiché l'odierna Europa, che meglio sarebbe chiamare eurocrazia, è l'esatto pervertimento di quel nobile progetto, io sono assolutamente contro questa Europa e sono invece per l'Europa nobile di Kant. Per cui io credo che allo stato delle cose l'Europa così com'è sia del tutto irriformabile. Coloro che a fronte degli infiniti danni, delle infinite tragedie nell'etico, come le chiamava Hegel, che ogni giorno si producono proprio in forza dell'Europa e del suo, potremmo dire, della sua dittatura economica dei mercati, sostengono che ci vuole più Europa, ci vuole più Europa, un refrain ormai insopportabile, sono come quelli che a un drogato dicessero che per curarsi ha bisogno di più droga, no? Questo è il paradosso in cui siamo. Per cui bisogna assolutamente uscire da questo progetto criminale che appunto usa la dittatura del debito e dello spread per asservire i popoli e non per servirli, l'esempio greco è ben noto a tutti, bisogna uscire da questo progetto e tornare alla sovranità nazionale degli stati come garanti di una supremazia del politico sull'economico. Bisogna farlo, il tempo è scarso, bisogna farlo prima che inizi, citando la Turandot, la lunga notte che non ha mattino. Il tempo è poco, ma non è impossibile farlo. Bisogna soprattutto, anzitutto a livello ideologico, scardinare quel dogma continuamente ripetuto a destra come a sinistra, secondo cui bisogna obbedire all'Europa. Ce lo chiede l'Europa, che è la forma aggiornata del vecchio teologumeno, ce lo chiede il mercato. Bisogna reagire a tutto questo ritrovando il primato della politica sull'economia, riaprendo, come mi piace dire con il mio lessico, una fase dialettica all'interno dell'odierno capitalismo speculativo. Il capitalismo speculativo è quello in cui tutto diventa merce, in cui l'economico si muove ormai nello spazio globale senza alcun limite, alcun impedimento. Bisogna di nuovo riaprire una fase di conflitto all'interno del capitalismo speculativo e per farlo è necessario tornare in una dimensione di Stato, in una dimensione di Stato in cui i cittadini possano operare, possano riaprire anche forme di conflitto in nome dei diritti sociali e possano appunto uscire da questa follia organizzata dello Stato, che per inciso, dell'Europa, che per inciso già Fichte, il grande filosofo Fichte, aveva colto nella sua essenza quando nello Stato commerciale chiuso diceva che l'economico abbandonato a se stesso tende a produrre quella che lui chiamava l'anarchia commerciale, Handelsanarchie, che è di fatto quella che oggi con il lessico neoliberale chiamiamo la deregulation, cioè il sorpassamento osceno di tutti i limiti etici, ma poi soprattutto dei limiti politici, no? I lacci e i lacciuoli tanto aborriti dalle politiche neoliberali. Appunto, la deregulation è la forma postmoderna europeistica dell'laissez-faire della vecchia filosofia mercatistica. A pendulum I swing from which I come.